Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntata dal colore letterario. Prima puntata di una serie di tre in cui proveremo a ragionare della caratterizzazione dei personaggi. In questa puntata parleremo di alcuni esempi storici di personaggi di successo. Cosa si intende in questo podcast per un personaggio di successo? Il concept di un personaggio di successo è collegato a quei personaggi di fantasia che hanno sviluppato un grande fatturato, nella dimensione in cui, nel media, questi personaggi appunto sono nati. Il loro successo fu così grande che invasero anche altri mass media. Quindi a noi per personaggio di successo ci interessa un grande standing di un personaggio che finisce per interagire dal media in cui è nato in altri media. Il primo personaggio di grande successo nacque nel 1934. È oggi un personaggio ormai dimenticato, ma il suo nome può ricordare qualcosa a qualcuno. Flash Gordon nacque nel mondo dei fumetti. Le caratteristiche del personaggio Flash Gordon furono in larga misura clonate da tantissimi autori di fantascienza che scrissero altri racconti di fantascienza, finendo pubblicati su Amazing Stories, in cui furono proposti numerosissimi racconti di sci-fi con remake e cloni della figura dell'avventuriero Flash Gordon. Quindi dalle strisce dei fumetti di Flash Gordon giunse poi al cinema nel 1936, 1938, 1940, poi nel 1954, 1955, nel 1980. Quindi Flash Gordon popolò serie TV, film per il cinema, strisce di fumetti. Il suo personaggio fu clonato nei racconti di fantascienza in Amazing Stories ed altre pulp max. Poi Flash Gordon invase il mondo del merchandising, t-shirt, tazze, penne, cappellini, ogni aggeggio possibile di merchandising che possiate immaginare, dal 34 fino al 55, 1955. Concept, avventuriario prestante con l'iconografia classica Wasp, ha una fidanzata ed è aiutato da uno scienziato e lotta contro l'imperatore Ming. Gradualmente Flash Gordon riuscirà a tessere una cospicua serie di alleati che loro malgrado erano stati costretti dalla forza dell'impero Ming a spalleggiare appunto le decisioni del brutale imperatore Ming. Flash Gordon riuscirà ad avvalersi dell'aiuto della figlia di Ming, l'alleata segreta, che per amore e per discordia con le decisioni del padre deciderà di aiutare Flash Gordon e quindi salvare la Terra da un infausto destino. James Bond nacque nel 1953 dalla penna di Ian Fleming, che scrisse una lunghissima serie di libri economici di spionaggio ed avventura che potremmo definire ucronie di fantascienza di breve periodo, non essendo mai esistita la Spectre. Concept, agente inglese dell'MI6, ufficiale di marina, single, non sposato, ma tombeur de femme, uno spiccato humor inglese, freddo e tagliente, indaga e lotta per sbrogliare complicati e pericolosi complotti geopolitici. Si avvale di insoliti gadget tecnologici, ha numerosi antagonisti, ma nelle missioni è sempre aiutato da valenti alleati che giungono sempre al momento giusto, oltre a disporre di alleati segreti che solitamente sono belle figliole che seduce, per poi quindi reclutarle portandole dalla propria parte. Dai libri tascabili economici ai film per Hollywood, il personaggio inossidabile nel cinema ebbe tanti attori con diverso look e carattere, diciamo ad impersonarlo. Actarus, alias Atlas Ufologo Goldrake, del 1975, è un mostro sacro della generazione per i baby boomers del 1970. Il personaggio Actarus, quanto il robottone Goldrake, nacque in un cartone animato in Italia nel 4 aprile del 1978 alle 18:45. Il cartone animato con il robottone fu subito un super successo. La sigla del cartone animato vinse nell'anno il disco d'oro,
da quanti 45 giri ebbe a vendere. Libri di fumetti, maschere di carnevale, giocattoli di plastica e ferro, tazze, bicchieri, il merchandising di Atlas UFO Goldrake fu stratosferico e ancora oggi oggetto di culto. Con il tempo furono prodotti VHS, libri a fumetti, poi DVD. Nel 1978, ecco, non esisteva in Italia un'industria informatica e la Olivetti ancora non produceva calcolatori elettronici e nemmeno console di gioco. Quindi il personaggio Goldrake non popolò mai il mondo delle console, che in Italia ebbe a crearsi solo dopo il 1984 con il grande successo del Commodore 64. Concept. Actarus è il nome terrestre di Duke Fleet, un alieno che è fuggito dal proprio pianeta a bordo di un super disco volante equipaggiato con un potentissimo robottone. Il pianeta Fleet fu invaso e distrutto dal re Vega. Duke Fleet, ferito, fu accolto e soccorso dal dottor Procton, uno scienziato che nascose Duke Fleet quanto il disco volante e il robottone. E poi disse che il giovane era il figlio appunto del dottor Procton e lo sistemò in una vicina fattoria. L'impero di Vega ebbe ad espandersi nello spazio e installò una base sulla Luna minacciando la Terra. Actarus temeva di aver portato la guerra spaziale sulla Terra, ma il re Vega avrebbe comunque invaso il pianeta Terra. Ebbe ad esplodere una furiosa guerra spaziale tra Actarus, che pilotava Atlas UFO Robot Goldrake, e i vari mostri robotici di Vega. Con il tempo il robottone Goldrake soffrì di una pericolosa obsolescenza tecnica, ma Actarus fu aiutato da altri personaggi terrestri e pure da sua sorella Maria, che lo raggiunse sulla Terra. Alla fine vincerà il conflitto e poi tornerà sul proprio pianeta. 1997. Harry Potter, il personaggio di libri fantasy ideato dalla penna dalla scrittrice J.K. Rowling, ormai diventata miliardaria per lo stratosferico numero di copie vendute dei propri libri e per i diritti ceduti al cinema e dalla vendita di merchandising. Un successo stratosferico, targetizzato per bambini con storie fantasy, dove il protagonista, ossia il concept, è un bimbo orfano con gli occhiali, i capelli scuri. Va a scuola di magia in un collegio ed è ben voluto dai professori quanto da alcuni amici stretti. Ha un antagonista, Voldemort, che è anche quello che ebbe ad uccidere i genitori di Harry Potter. Il bambino dai capelli scuri con gli occhiali gradualmente cresce, diventa adolescente, poi giovanotto. Questo percorso si snoda un sequel e prequel di avventure nella saga fantasy di Harry Potter. Il grande successo letterario, ne sono usciti film per il cinema, giochi da tavolo, un'enorme massa di merchandising. Inoltre, dato il grande successo fantasy, Harry Potter ha causato un'esplosione di produzioni fantasy, di testi e film dello stesso genere. Tra il 2000 e il 2001, due personaggi delle console di gioco, Lara Croft, Tomb Raider, e Master Chief, alias John 117, divennero un altro successo commerciale. Lara Croft, concept di una donzella poporuta, mezza svestita, la versione femminile e sexy di Indiana Jones. La ragazza, armata con grosse pistole falliche, ebbe a conquistare tantissimi fans, tanto che il personaggio produsse merchandising, tazze, cappelli, magliette, quanto il personaggio finì nel mondo di Hollywood con alcuni film. Master Chief, concept di un essere umano ingegnerizzato geneticamente, è equipaggiato con una super corazza, che è un reverse engineering di una tecnologia aliena. John 117 combatte contro alieni invasori nel più classico dei plot della guerra dei mondi di H.G. Wells. Il videogame, inizialmente nato come uno strategico, divenne un first person shooter. Personaggio prodotto dalla Microsoft, nonostante il grande fatturato sviluppato dai videogiochi, giunse ai libri, al merchandising, ecco, però non raggiunse mai Hollywood, ma solo produzioni multimediali per internet. Nessuno conosce il volto di John 117, che è sempre celato da un casco con una visiera a specchio che ne occulta i lineamenti. Perennemente impiegato in guerra, nel suo personaggio c'è un perenne alone di mistero, che è di fatto però, diciamo, un film western. Infatti i terrestri sono armati di armi con fucili e proiettili, oppure armi ad energia diretta, mentre gli alieni hanno poche armi ad energia diretta e tantissime armi da taglio. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.